Sarekarma, Uta Vardanya Shri Bhadra Vatsa Manya Sawasiti Guru Oma Guru Vajra Dara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Vatsa Manya Sawasiti Shasane karma Uddha Vardhanya Shri Bhadra Varsa Maya Sarva Sri in questo anno del 2014 qui al Company. Noi viviamo in un'epoca in cui siamo abbastanza fissati col tempo. Per esempio, quando hanno sviluppato l'orologio, all'inizio, gli orologi facevano vedere mezzogiorno, le 3, le 6 e le 9, basta. Non c'erano i minuti. Le campane suonavano per dare il tempo per quando uno viveva, era nel campo e così via, suonavano ogni 3 ore,
All'inizio suonavano al mattino presto, poi suonavano alla sera, che era il momento che uno doveva tornare. Questi erano riferimenti di tempo. Però quello che accade, il tempo oggi, noi viviamo il tempo come se non ci fosse mai abbastanza. Ma il tempo è cominciato a non esserci abbastanza dal momento in cui abbiamo voluto dividerlo e usare ogni parte del tempo. Prima c'era più tempo. No? Mi fa ricordare? Una volta guardavo un documentario in cui c'era una signora che viveva nella Dak. Questa signora viveva in un piccolo villaggio, un po' sperduto, ed era venuta in città, a lei, che era la capitale della Dak, era venuta a trovare sua famiglia, fratelli, qualcuno. E lei diceva in questa intervista, diceva, io non capisco. Noi, dove siamo noi in campagna, per cucinare dobbiamo andare a prendere la legna. Ci vuole tempo, vai a prendere la legna, arrivi, per l'acqua devi andare a prenderlo nel fiume. Per parlare con qualcuno devi camminare un'ora, due ore, passare da una montagna all'altra, arrivare alla persona e dirgli quello che vuoi dirla. Qui arrivo in città, per cucinare basta girare una cosettina e esce il fuoco. Di notte premi un tasto invece la luce. L'acqua, giri, cosa viene fuori l'acqua, vuoi parlare con qualcuno, alzi il telefono, però da noi ci abbiamo sempre tempo per tutto. Arrivo qui, i miei fratelli non hanno mai tempo per niente, neanche per parlare con me. Quindi quello che succede è anche qua, la vita dove si svolge? Qui adesso, in questo istante, in questo momento, è quello che noi abbiamo di più prezioso. Quello che abbiamo di più prezioso sono le sensazioni che viviamo, le emozioni che sentiamo, le cose che percepiamo, le cose che impariamo. Non è quello che andiamo ad accumulare, non è quello che andiamo a comprare, ad acquisire, a aumentare, a migliorare in questo senso, perché queste cose passano. E poi un'altra cosa, perché vogliamo le cose materiali? Diciamoci la verità, guardiamoci bene, quello che cerchiamo. E noi non siamo attaccati all'oggetto in sé. Noi vogliamo la sensazione che possiamo ottenere, che crediamo di poter ottenere tramite l'oggetto. Poi per un attimino dura, poi dopo un po' finita. L'oggetto è ancora lì, però quella sensazione non la sentiamo più, per questo che andiamo alla ricerca di qualcos'altro. È normale questo. C'è anche la storia di un monastero, che c'era la tradizione, ancora oggi, che quando vengono fatte le offerte ai monaci, l'allievo che vive insieme con suo maestro, tutti i soldi che lui riceve di donazione, di offerta, li dà al suo maestro. Che poi dopo il maestro è quello che è come un padre, quindi è quello che li cura se lui sta malato, gli compra le cose, tutto il resto, quindi poi c'è una cassa unica in famiglia, per dire, i soldi vanno messi. E spesso è successo, ancora oggi purtroppo, che ci sono alcuni monaci che loro, quello che vuole il ragazzo più giovane e quello che il monaco anziano ritiene che dover comprare sono due cose diverse. Quindi c'è un po' di conflitto ogni tanto. E c'era la storia di questo monaco anziano che non voleva mai spendere niente. Succede che questo monaco stava per morire, un monaco abbastanza anziano, e quando stava per morire, un po' prima di morire, per dire in quei giorni lì, andò dal suo discepolo che era lì vicino, suo allievo, più che discepolo, prese tutti i soldi e disse, eccoti qua, prendi, sono tutti per te. E il discepolo disse, no, grazie, tienili pure, portali con te. Tanto stai morendo, adesso me li puoi dare, no? Chiaro, quando muori tanto me li prenderò comunque, no? Quello che succede è il fatto che anche in qualunque contesto è normale che sviluppiamo dipendenze. Quello che mi è venuto in mente questo esempio, comunque il fatto è che noi sviluppiamo delle dipendenze con le cose materiali. Quindi la mia gioia, la mia soddisfazione, il mio equilibrio dipende da quella cosa. Quindi ho creato una dipendenza, questo che intendo per dipendenza. Basta vedere dove mettiamo la nostra energia nella nostra vita di tutti i giorni. È chiaro che abbiamo un corpo, abbiamo una famiglia, abbiamo delle responsabilità, abbiamo una casa, dobbiamo pagare le tasse, metti insieme tutto quello che c'è da lavorare. Normale, così è per tutti. Se il nostro rapporto con le cose materiali rimane nelle funzioni che le cose hanno, cambia moltissimo. Caso contrario, costantemente entriamo in questo ciclo di volere di più e di più e di più e di più. Perché?
dal momento in cui ho una dipendenza con quell'oggetto, dopo di un po' quella sensazione di piacere, che è la ragione per la quale lo voglio in fondo, non sento più, ho bisogno di un altro o di qualcosa di nuovo. Quindi viviamo spesso in questo tipo di dipendenza. Noi andiamo a creare delle necessità, quindi andiamo ad accumulare cose e accumuliamo dipendenze, quando in realtà quello che a noi ci serve veramente è sentirsi amato, è amare l'altro, è dare più che ricevere quello che noi abbiamo bisogno di dare. Questo è anche un altro punto che spesso vedo un po' debole, che spesso noi pensiamo che per essere felici dobbiamo ricevere, quando in realtà ci riceviamo molta più gioia nel dare che nel ricevere. Io personalmente sono molto sicuro di questo. Però tornando al punto di prima, il fatto che a me mi sembra che mettiamo un'energia enorme a vivere per vivere e creiamo delle dipendenze in questa vita che ci tengono legate. Io quello che veramente ho bisogno è di tempo, di spazio, perché la nostra vita è preziosa. E la vita si svolge dove? Nell'adesso, nel qui, nel momento presente. Quindi la cosa più preziosa che ho non sono i soldi, non sono le persone, non è il riconoscimento, ma è il momento presente. E poter usarlo per quello che mi fa star bene è quello di più prezioso che ho. Poter vivere bene la giornata, vivere bene il momento, essere gioiosi, questa è la cosa più preziosa che abbiamo. Durante la nostra giornata, più che il tempo, è lo spazio che le cose prendono dentro di noi. Quanto spazio io dedico a ogni cosa. Se noi osserviamo, spesso rimaniamo intrappolati in cose non piacevoli. A me che cosa mi importa sapere che cosa ha fatto quello lì? Con chi si è fidanzato, non si è fidanzato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, a chi ha detto, a chi non ha detto. A che cosa cambia a me? Niente. Perciò la mia vita è molto preziosa, come la vita di ognuno di noi. E la vita si svolge nello spazio interiore che usiamo ogni giorno, in ogni momento. Perciò come vogliamo usare il nostro spazio è una scelta nostra. Negli insegnamenti buddistici, all'interno della pratica spirituale, c'è un percorso che viene chiamato perfezionare sei aspetti della nostra pratica, che vengono spesso chiamate le sei perfezioni, che sarebbero sei aspetti nostri che dovremmo riuscire a perfezionare. È un lungo percorso, però il percorso è di perfezionare la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. Perché il primo è la generosità? Perché, come diceva San Francesco, è dando che si riceve. Affinché io possa ricevere anche materialmente, perché io abbia una situazione materiale un minimo stabile, ho bisogno di aver dato. Karmicamente parlando, dal punto di vista di azione e risultato, è dando che poi dopo vado a ricevere. Poi il lavoro, cioè questa è una condizione che vado a creare, ma la causa è stata anteriore, la causa di generosità, è condividendo che poi dopo uno può ricevere. Quindi la prima delle sei perfezioni è la generosità. Perché? Perché per seguire un sentiero spirituale in un modo equilibrato, giusto, è necessario avere quel minimo materiale necessario per vivere. Perché se io mi sveglio al mattino e ho già fame, perché ho dormito senza mangiare, e non ho nessuna prospettiva di mangiare in quel giorno, non so dove trovare il cibo, quello che ho non è abbastanza, sono malato e non ho come curarmi, dove trovo lo spazio per riflettere sulla rabbia, sull'invidia? Non c'è, semplicemente non c'è. Esistono eccezioni, però non ci sono. Persone, quando noi, per tutti, se noi andiamo in un posto dove la gente vive veramente in questi stati, il modo di pensare è molto più semplice, non c'è spazio per certe menate. Anche lo stesso fatto che si dice tra la sofferenza del corpo e della mente, noi qui che sofferenza abbiamo di più? Della mente. Quando uno ha una grossa sofferenza fisica, si fa le menate? No. Okay.
ma allo stesso tempo che non si fa l'eminente non ha neanche lo spazio per sviluppare altri tipi di pensieri e di accorgimenti, e quindi di osservare se stesso, cambiare la propria attitudine, di crescere spiritualmente. Non ha questo spazio, ripeto, ci sono eccezioni. Quindi quello che succede è che noi siamo estremamente fortunati nelle condizioni che noi abbiamo, perché a nessuno qui manca niente, diciamoci la verità. Abbiamo un'opportunità molto preziosa, abbiamo delle condizioni molto preziose. Perché? Perché avendo il minimo materiale necessario, questo ci permette di avere il tempo e lo spazio per poter usarlo per qualcos'altro. Ci permette di prendere i giorni liberi dal lavoro, ma anche durante gli stessi giorni di lavoro, durante la settimana, ci permette di essere qui, oggi. Ci permette di usare il nostro tempo per qualcosa che scegliamo. Ci permette di avere spazio interiore. Come ho detto prima, se vivessimo nella fame, nel dolore, nel freddo, eccetera, non avremmo questo spazio. Prendi una persona che magari non ha lavoro, ma che vive nella fame, eccetera, non ha mica tempo per meditare, perché non ha spazio interiore per quello. Noi lo spazio abbiamo. Dipende con che cosa andiamo a riempirlo. Quando mai ci fermiamo per riflettere che cosa vuole della vita? Non parlo di matrimonio, lavoro, carriera. Cosa voglio essere? Come voglio vivere la vita? Quanto spesso ci poniamo questa domanda? Quando mai ci siamo posti? La vita va curata come una pianta che va messa all'acqua, al sole. Se no, passa il tempo e un giorno vediamo che è tutto secco, come mai hanno dimenticato di mettere l'acqua? È importante curare, e per curare dobbiamo avere consapevolezza e dobbiamo dedicare il nostro tempo, il nostro spazio per questo. Perché che sto dicendo queste cose oggi? Perché arriviamo a fine anno, e arrivando a fine anno è il momento in cui si conclude un ciclo e si riparte un altro. Quindi è un momento anche per noi stessi di fermarci e riflettere: cosa ho fatto? Ma dove sto andando? Con sincerità, non dobbiamo dirlo a nessuno, a noi stessi. L'importante non è quello che si fa, perché tanto quello che si fa finisce e non rimane. Il più importante è che cosa divengo dopo di quello che ho fatto. Cosa rimane di me? Sono andato in quel posto, cosa ho imparato? Che cosa, in che modo quello mi ha fatto diventare una persona migliore? Ho avuto questa situazione, questo lavoro, ho vissuto questa esperienza, che cosa ho guadagnato interiormente? Che cosa sono diventato? Che cosa ho oggi come risultato di quello? In alcuni casi positivi, in altri casi negativi. Però è importante vedere non solo quello che facciamo, ma quello che diventiamo. Quindi avere un obiettivo per il prossimo anno. Io quest'anno che viene prossimo, 2015, voglio avere più consapevolezza, essere più presente nel momento presente, non andare in ansia verso il futuro, non vivere con paura del passato, che si ripeta, non stare a pressoffrire e a risoffrire. Voglio essere presente nel momento presente. Come faccio questo? I propositi per l'anno prossimo di solito non funzionano. Perché? Perché il proposito è per l'anno prossimo. Il proposito deve essere per domani, per dopodomani, per la settimana, per il mese e poi dopo per l'anno. Se no non funziona. Prendiamo di più che l'impegno per l'anno, solo per oggi sarò consapevole. Poi arriva domani, solo per oggi sarò consapevole, almeno per oggi. E piano piano, così giorno dopo giorno, riusciamo a fare dei cambiamenti. Caso contrario, continuiamo a vivere una vita che non c'è. Perciò, se c'è qualcosa che noi vogliamo farlo, è per oggi, non per domani, perché il domani non c'è, l'anno prossimo non c'è.
quello che c'è è il giorno d'oggi. Gli anni non sono altro che una convenzione. 2014, 2015, di qua, sono tutte le convenzioni che noi facciamo. Perciò smettiamo un pochettino con questa abitudine che spesso abbiamo creato di lamentarci. Cominciamo a creare l'abitudine opposta, di rigioire. Ricordarci le cose belle che abbiamo, perché ne siamo pieni. Veramente, eh? Non parlo così per cercare di tirare problemi, è vero. Questo non vuol dire chiudere gli occhi e non vedere i problemi, eh? I problemi ci sono, vanno affrontati, vanno cercate soluzioni. Quindi creare abitudine di rigioire. Però quello che succede è che se noi aspettiamo che questa gioia del rigioire delle cose belle venga spontaneamente, non accadrà. Abbiamo delle belle parole nel buddismo, parliamo del Bodhisattva, il Buddha, diverse parole di stati profondi, bellissimi, di ottenimento interiore. Però al di là di questo, con parole molto semplici, chi vuole essere qualcuno? Vogliono essere magari una persona più gioiosa, più equilibrata, voglio vivere con più consapevolezza, voglio uscire ad amare di più in un modo più vero e profondo, essere meno egoista. Cosa voglio? Più paziente, più generoso. Cosa voglio? Meno rabbia, meno paura. Ci poniamo un obiettivo semplice, non troppe cose. E dopo ci diamo a fare. Io credo che ci sono tre cose importanti in questa vita, in generale. Io almeno cerco di viverla così. Prima cosa, dobbiamo prendere bene quella di questa vita. Che cosa vuol dire questo? Ho un corpo, devo prendere bene quello del vostro corpo. Ho un lavoro, devo fare bene il mio lavoro, al mio meglio. Ho una famiglia, delle responsabilità nella vita, devo prendere bene la mia responsabilità. Quello che è di questa vita devo farlo al meglio. Io credo in questo, di veramente quando noi facciamo il meglio in ogni cosa, riceviamo anche il meglio. Il meglio non vuol dire la perfezione, vuol dire mettere il massimo della nostra energia, delle nostre capacità. Secondo punto importante, fare di questa vita una vita significativa. Che cosa vuol dire che questa vita sia significativa? Che il giorno che finirà lascerò qualcosa di bello agli altri e porterò qualcosa di bello con me. In questo modo la faccio significativa. E durante la vita noi andiamo a modellare la nostra mente con le nostre azioni, con le nostre scelte. Il minimo per fare la vita significativa è arrivare alla fine della vita in cui sono riuscito a modellare la mia mente, il mio carattere, il mio essere in un modo più bello di quello che c'era prima. Questo è mio. Quindi, fare di questa vita una vita significativa vuol dire diventare una persona migliore, più gioiosa, più equilibrata, più pacifica, con più amore, più generosità, più soddisfazione. Riuscire sempre di più a dipendere di meno dalle condizioni materiali, dalle condizioni esterne che ci sono intorno a noi per il nostro proprio equilibrio e la nostra gioia. Questo vuol dire crescere anche. Riuscire gradualmente sempre di più a avere una nostra identità che è stabile e che non dipende di quello che gli altri pensano di noi. Questo è importante anche questo. Quindi sviluppare un'identità che non si va a basare sul paragonarsi con l'altro, ma su quello che io sono. E per fare questa vita significativa dobbiamo anche lasciare qualcosa di bello agli altri. Qual è l'esempio che lascio agli altri? Qual è? Non parlo solo di lasciare dopo la morte, anche durante la vita. Incontro una persona, che cosa lascio a quella persona? Lascio un po' di gioia. Ma è molto bello poter condividere e poter veramente essere un bel esempio, poter lasciare qualcosa di positivo per l'altro. Quindi quando incontriamo una persona, anche se sia per 10 minuti in tutta la nostra vita, che cosa lasciamo all'altro?
gioia, della rabbia, dell'amore, dell'indifferenza, cosa vuole lasciare all'altro? È una scelta nostra. Ma che cosa l'altro mi ha fatto perché io devo essere così gentile con lui? Ti ha dato la possibilità di essere gentile, è già tanto. Perché quando noi siamo gentili, chi guadagna di più di tutti siamo noi stessi. E guardiamo negli occhi. E interiormente diciamo, senza verbalizzare, ti amo. Desidero che tu sia felice. Siamo gentili. Lasciamo un po' l'amore a quella persona. Potremmo aprire tutto un lungo discorso, però il punto è vivere questa vita bene, fare di questa vita una vita significativa. E il terzo punto, in realtà è molto unito con il secondo, è che per vivere bene questa vita dobbiamo anche ricordarci che prima o poi finirà. Così come quest'anno sta finendo, 2014 è cominciato e siamo arrivati a fine dicembre, tra un po' è gennaio 2020. Passa in fretta. Ma quello che succede, così come ogni cosa comincia e finisce, questa vita è cominciata e prima o poi finirà. È normale, c'è niente di male. Dov'è che c'è qualcosa di male, per modo di dire, di sbagliato, che non va bene? Il vivere la vita facendo finta che non finirà mai, senza prepararci per la fine, che la fine non è la fine, è la trasformazione, è la fine di questa vita intesa come questa vita che noi conosciamo in questo corpo. Ma uno si deve preparare, e per prepararsi per la vita ci sono 5 punti che adesso voglio solo citarli, che sono i 5 punti necessari, vengono chiamati 5 poteri necessari per assicurarci una buona continuità dopo la morte. Il primo punto è relazionarci con le cose materiali come un fine e non come un mezzo e non come un fine. Questo è il primo potere. Secondo, relazionarsi col corpo come un mezzo che abbiamo oggi, ma sviluppando un'identità che va al di là di questo corpo grossolano. Avere la consapevolezza che un giorno questo corpo qua non ci sarà più, come la Magancia un giorno un po' scherzando diceva, questo corpo è come una camera d'albergo. Perciò sviluppare un'identità che vada al di là solo di questa vita e di questo corpo, non essere così attaccati a questo corpo. Terzo punto, avere la consapevolezza che i cosiddetti veleni mentali, rabbia, attaccamento, insoddisfazione, invidia, gelosia, paura, egoismo, eccetera, eccetera, ci fanno del male e quindi non voglio seguire questi sentimenti. Non mi fanno bene, non ci sono ragioni, non ci sono scuse, non ci sono scuse, è troppo costoso da un punto di vista energetico, come qualità di vita, è troppo costoso. Non voglio più, non posso più permettermi queste attitudini. Quindi voler veramente abbandonare ciò che noi riconosciamo che ci fa del male. In altre parole, questo terzo punto, terzo potere, stringi betopsi dei centibetani, il potere dell'antidoto, il potere di riconoscere ciò che ci fa male e avere la determinazione di abbandonarlo, in particolar modo delle nostre proprie emozioni distruttive. Non vivere le nostre emozioni distruttive come una vittima, ma sì come qualcosa che noi non dobbiamo seguire, okay? Senza sensi di colpa, anche dire una cosa che devo imparare, crescere, migliorare. Il quarto punto viene chiamato il punto della preghiera. Al potere della preghiera, la preghiera in quanto direzionamento della nostra mente verso ciò che è positivo, è desiderare ciò che è bello, ciò che è positivo per noi. Possa io vivere sempre in uno stato di gioia, di amore, possa io essere libero dalla rabbia, dall'invidia, dall'egoismo, non importa dove io sarò, con chi sarò, in quale situazione mi troverò, voglio viverla con amore, con rispetto, con consapevolezza.
vorrei poter star bene indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Posso ovunque io vada, chiunque mi veda, chiunque mi ascolti, chiunque mi tocchi, essere beneficiato dalla mia presenza. Mettiamo degli obiettivi positivi. Questo è importante, sia per questa che per ciò che viene dopo questa vita. E l'ultimo punto viene chiamato il potere della familiarizzazione, che vuol dire familiarizzare e ripetere più volte le attitudini positive come amore, generosità, consapevolezza, umiltà, anche in modo un po' forzato per modo di dire, e avere la determinazione di coltivare quello che noi sappiamo che ci fa del bene. In questo modo devo creare familiarità con queste cose positive. Ed è un processo graduale. Però, avendo un rapporto sano con le cose materiali, con il nostro corpo, avendo un'identità che va al di là di questa vita, di questo corpo, avendo la consapevolezza di voler abbandonare, la determinazione di voler abbandonare ciò che ci fa del male, in particolar modo i nostri veleni mentali, le nostre emozioni distruttive, direzionare la nostra mente verso ciò che è positivo e creare familiarità con ciò che è virtuoso, sono i cinque poteri per assicurarci una buona continuità dopo la morte. Cosa faccio io nella vita? Io sviluppo amore per me stesso, amore per gli altri e una corretta visione della realtà. Poi per sopravvivere faccio il cassiere. Per sopravvivere, che cosa faccio? Che lavoro faccio? Ah, io sono l'avvocato, il medico, questo, quello, l'altro. Ma cosa faccio nella vita? Cosa faccio dalla vita? Cerco di dare amore agli altri. Faccio il meglio per essere più coerente con le mie proprie, con i miei propri ideali, con ciò che credo e quello che faccio. Cosa faccio della vita? Questa è una domanda importante.